La verità è finalmente venuta fuori, dopo 9 anni. È sconvolta Elisabetta Sciaini, madre di Sibora Gagani, la ragazza italo-albanese di Nettuno, Roma, scomparsa senza lasciare traccia a 22 anni. Questo mistero negli ultimi giorni ha avuto una svolta tragica. Il corpo della giovane è stato ritrovato murato nell'appartamento che condivideva con il fidanzato a Torremolinos, Malaga, Spagna. Negli ultimi anni, le uniche persone che cercavano Sibora erano i suoi familiari, nessun altro. Le autorità non erano interessate. Ma lo scorso mese, la polizia spagnola ha arrestato Marco Gaio Romeo, anche egli di Nettuno, per l'omicidio a coltellate della sua compagna spagnola, Paola, madre di 4 figli. L'omicidio è avvenuto nella città di Torremolinos, da cui Sibora è scomparsa. E così è emerso che Romeo aveva avuto una relazione sentimentale con Sibora nel 2014. Romeo, durante l'interrogatorio, ha confessato di aver ucciso la fidanzata spagnola e la giovane di Nettuno, per poi ritrattare su quest'ultima. Nel 2014, i due vivevano insieme in un appartamento a Torremolinos, che è stato perquisito da cima a fondo alla ricerca di indizi. I media spagnoli hanno riferito che è stato trovato un corpo in un muro, dentro una cassa di legno. Come confermato dall'analisi del DNA, i resti appartengono proprio alla ragazza italiana. La notizia è stata comunicata alla madre Elisabetta, che ha detto: «Ho appreso tutto dalla stampa. A me nessuno ha detto nulla. Le speranze di ritrovare mia figlia viva erano pochissime». Sibora lavorava come barista. Aveva molti amici a Nettuno che le volevano bene. Ma la sua vita è cambiata per sempre quando ha incontrato Marco Gaio Romeo, di 10 anni più grande di lei. Insieme, nel 2011, si sono trasferiti sulla costa meridionale della Spagna. Sibora era molto legata alla madre, che chiamava ogni giorno. Durante queste telefonate, Sibora le raccontava della sua relazione con il compagno. Le diceva che le cose non andavano molto bene. I litigi diventavano sempre più frequenti. Così decise di lasciarlo. Anche se questo la spaventava, un giorno ha detto a sua madre: «Se lo lascio mi tocca sparire, altrimenti non mi lascia». Alla fine del 2013 Sibora è tornata a Nettuno, ma Romeo la raggiunse e la convinse a tornare in Spagna con lui. Avevano anche deciso di sposarsi. Tuttavia le cose sono presto precipitate di nuovo. Elisabetta ricorda che «L'ultima volta che ho sentito mia figlia era la fine di luglio del 2014. Mi disse che voleva lasciarlo perché non era un ragazzo normale. Ti giuro che questa volta è l'ultima». E purtroppo fu proprio l'ultima. Dopo aver lasciato il compagno, Sibora si è allontanata da lui e ha cambiato numero di telefono in modo che lui non potesse trovarla. Ma all'improvviso è scomparsa senza lasciare traccia. Da allora non si è fatta più sentire neanche con la famiglia. Qualche giorno dopo, la madre ricevette una telefonata da Romeo. «Sibora è da voi? Abbiamo litigato 2 giorni fa e non è più tornata», racconta Elisabetta. «Mi disse che mia figlia era uscita di casa senza vestiti di ricambio. Invece un testimone dichiarò di averla vista andare via con le valigie». Romeo stava solo cercando di crearsi un alibi con quella telefonata. Non ha mai denunciato la sua scomparsa. Da allora sono passati 9 anni, un lungo periodo di silenzio, fino all'arresto dell'uomo che ha ucciso la sua attuale compagna e al ritrovamento del corpo che sicuramente appartiene a Sibora. L'uomo ha inizialmente confessato di aver ucciso la ragazza italiana. Quando la polizia iberica gli ha mostrato la sua fotografia, è scoppiato in lacrime. «Sì, l'ho uccisa io», ha detto, ma ha subito ritrattato. Tuttavia le prove contro di lui sono molto gravi. Il ritrovamento del corpo nell'appartamento che condivideva con Sibora è una prova palese della sua colpevolezza. Attualmente si trova in carcere e rischia una condanna per duplice omicidio.